Signore e signori, buongiorno. Io sono Anna e vi do il benvenuto alla quarta puntata di Art Duel. Innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi perché siete stati tantissimi a seguirci e ci sono arrivati moltissimi voti. Ora chiedo gentilmente alla regia se può mandare in onda un brevissimo riassunto sulla scorsa puntata, concettuale contro materiale. Certo che per essere duellanti siamo quasi vestiti uguali, averlo saputo, vabbè, pazienza. Vabbè, benvenuto. Stavolta il tema che abbiamo annunciato, concettuale contro materiale, secondo me è molto, ci permette di essere molto più vicini, cioè un duello di quelli corpo a corpo. Bando alle chiacchiere, siccome hai preso il gol tu l'ultima volta, palla al centro, comincia. Comincio io comincia, allora. Sì. Dunque, concettuale contro materiale. Io ho scelto un'opera di Gianfranco Barucchello. Devo dire che se l'inizio è questo, è quasi una finale. E devo dire che questa finale, questo nostro duello di oggi, già dalla prima manche, infatti, è quello più stimolante. Che per l'arte concettuale in fondo bisognerebbe portarsi Willy Montini in valigia che te la spiega, no? Però Fontana credo sia uno degli artisti più materiali, materici del mondo. Però che bello questo lavoro di Minari. Per sostenere, esatto, le tesi dell'arte concettuale che prevale. Va raccontato. Su ogni materiale ho il, dunque, l'olio su tela più grande che mai Bruno Munari abbia realizzato. Sì, perché noi siamo sempre abituati a cose relativamente piccole. Relativamente piccola. Il concetto, sottile. Quant'era? Concetto ce n'è, sì, ma quello che conta è la materia. Però di Fontana uno pensa appunto, è l'artista che ha aperto la strada al concettuale, non a caso le sue opere principali si chiamano concetti. Concetto spaziale. Certo. E tu però, adesso ci sto pensando, mentre stavi dicendo questa cosa che abbiamo fatto bene a scambiarci gli artisti, secondo me Luca, il nostro in fondo è un duello, hai giocato un po' sporco. Ti sei voluto prendere Fontana proprio perché pensi che Fontana raccoglierà più voti. Sono d'accordo su questa idea dell'assenza, sì, io la estremizzo l'assenza, esco, lascio il quadro da solo, veditela con lui. Hai perso. No, non è vero che ho perso, io penso ancora di poter vincere, caro, perché Claudio Parmigiani con quelle sue cose sottili, e vabbè, ma dai, se mi scappa il duellante allora perdo. No, io devo vincerlo questo duello. Adesso, signore e signori, vi ricordo una cosa molto importante. Mi raccomando, continuate a votare e a lasciare i vostri commenti. E per farlo potete inviare un messaggio o potete scrivere al numero e all'indirizzo mail che trovate in sovrimpressione. Se desiderate vedere le puntate già trasmesse, potete trovarle sul sito www.artenetwork.it. Ormai li conoscete già benissimo, ma vi ricordo di continuare a votarli e a sostenerli. Ecco a voi i nostri duellanti. Luca Beatrice nasce a Torino nel 1961. È critico d'arte, curatore e docente in storia dell'arte all'Accademia Albertina di Torino e allo IAD di Torino e Bologna. Ama l'arte, tutta, senza preclusioni né preferenze di stili o linguaggi, ma difende la figurazione che in troppi ritengono fuori moda. Tutto ciò dopo la Juventus e le motociclette. Willy Montini nasce a Genova nel 1965. È banditore d'asta, curatore, presentatore televisivo. Scrive d'arte moderna e contemporanea
per quegli amici, artisti, galleristi, editori che glielo chiedono. Predilige l'arte dadaista, fluxus, concettuale. Preferisce la pittura astratta e informale. Si nutre d'arte moderna e di focaccia genovese. Sostiene che la vita sia troppo breve per bere vini cattivi. E adesso, signore e signori, vi do il benvenuto alla nostra quarta puntata di Art Duel. Oggi i nostri duellanti, Luca e Willy, si sfideranno su un tema cruciale che non riguarda soltanto l'arte moderna o contemporanea. Perché in ogni campo c'è sempre qualcuno che predilige la novità e invece qualcuno che è particolarmente legato al passato, ovvero alla storia. È vero che senza l'una non c'è l'altra e quindi ci si chiede, è meglio la via vecchia o quella nuova? Oggi il nostro duello sarà tradizione contro innovazione. Eccoci Luca, un altro duello. Ben ritrovato. Io penso che forse l'ultima volta è andata forse meglio ce l'ho a fatta. Te, perché sennò sarebbe stata una debacle totale, un cappotto, come si dice calcisticamente parlando. Invece pare che l'hai spuntata tu, chiediamo. Anna. Conferma, ho vinto io? Ha vinto Willy. E quindi ce la giocheremo. Ha vinto il concettuale. Ecco, ha vinto il concettuale contro il materiale. Ma oggi, a proposito di materiale, innovazione contro... tradizione, anche se parola che a me piace poco, perché lavorare sui materiali, lavorare sulla storia, lavorare sulle immagini del passato non è necessariamente tradizione. Però vedendo che tu cominci con un'opera del grande Sergio Ragazzi, un mio caro amico comune, sì, e soprattutto un artista di grande impegno etico, personale, suo un po' tormentato, ma di grandissima qualità, mi viene quasi da dire che tu non hai scelto soltanto l'innovazione, ma intanto hai scelto la qualità. La qualità, l'addirittura del fare, come mi piace dire con un linguaggio un po' aulico, cioè chi crede in quello che fa e che poi era apparso innovativo quando da giovane ha fatto le prime mostre con un certo Sargentini alla Galleria Lattico. Assolutamente, assolutamente. Quindi atmosfera. Ricordo bene quando il buon Emilio Villa nel primo testo, bravo, per Sergio lo chiamava appunto Ragalzoni per la sua mole da omone. Però guarda qui abbiamo invece uno stupendo, straordinario quadro, vogliamo chiamarlo quadro, forse qui già la parola quadro mi sembra onestamente un po' limitata, però una grande opera di Roberto Crippa, che fu un artista capace, pur lavorando all'interno della bidimensione, di inserire questi materiali anomali, come per esempio... Il sughero. E qui la tradizione è già innovazione. Sembra che ricominciamo il duello laddove l'avevamo chiuso, quello che ho vinto io, quando ci eravamo scambiati il Fontana con il Munari. Perché questo è innovativo ed è tradizionale del 59, giusto? Sì, 59 è pubblicato da Alain Geoffroy. Aveva esposto alla Kunsthalle di Basilea, era della collezione Schwarz. Ah, mamma mia, sei partito alla grande. Sì, però diciamo che... Ce la giochiamo, perché il lavoro di Sergio, anche lui con i bitumi, è vero, con i materiali nuovi apportati a quella sua pittura che è sempre potente, sempre energica e sempre sincera, poi l'uso dei materiali. In effetti ci sono delle animità, forse delle affinità, forse per dire che la tradizione, per chi è capace, è sempre anche un po' innovazione. Vorrei quasi dire che Roberto Crippa è più innovativo perché fa da ponte all'arte povera, e Sergio riprende in qualche modo alcune cose dell'arte povera, in particolare di Cunellis. In particolare di Cunellis, e lui appunto con tanto coraggio là nella Torino dell'arte povera, è vero, con le sue cose, con i suoi virus. Questo è un virus del 1987. E che quadro! Che quadro! Bel duello. We'll be right back.
Eccoci qua. Eccoci. Io vado verso questo bel quadro degli anni 30, del 1935. Guarda che bella pittura. Sapiente, no? C'era stata la temperie delle avanguardie, eppure questo signore che si chiamava Felice Carena dipinge con questa grande grazia, guardando certamente al post-impressionismo, guardando al Novecento, poco al ritorno all'ordine, devo dire che è una pittura piuttosto anche, come si può dire, quasi incerta, volutamente incerta, no? Quindi molti sostengono che la figurazione sia automaticamente qualcosa di tradizionale, io invece, come tu ben sai, lo abbiamo anche detto al pubblico, penso proprio di no, che anzi questo ti consente di avere un maggior tasso di sperimentazione. Apprezzabile, apprezzabile perché bellissimo quadro, devo ammettere, bellissimo quadro. Bel, un artista, bel soggetto, ci fossi stato nudo tu sarebbe stato molto peggio, soprattutto con quella specie di cerottone che non sveleremo mai se è causa del nostro duello o di altre motivazioni. Comunque, grandissimo quadro, grandissimo artista che io stimo tanto quanto lo stimava Giorgio Morandi, per fare un nome, e quindi, per carità, tradizione, d'accordo, anche se, come hai ben notato, quadro talmente speciale, pittura nervosa, che dimostra qualcosa di innovativo per l'epoca. Però insomma l'innovazione, io lo sai, lo abbiamo già dichiarato anche in altre puntate del nostro duello, propendo sempre per la buona arte, per lo spirito di osservazione, per il coraggio di molti artisti. Questa cosa del Touring Club, che cos'è? Allora, attenzione, sostengo che l'innovazione sia sempre necessaria, ad esempio in un'opera di questa giovane artista padovana, Elisa Strin, che fa un lavoro, un percorso artistico molto, molto speciale, lavora sul recupero della memoria e lo fa in qualche modo per interposta persona, praticamente è una narratrice, lei sostiene, come altri, che l'arte debba servire a quello, a farsi portatrice non soltanto di memorie, ma di spirito in cui si possa riconsiderare quelle che sono state tradizioni o innovazioni. Lei che cosa fa? Fa un viaggio. Quello che ha sentito raccontare da una vedova di un deportato ai tempi della guerra mondiale, 1944, al campo di Buchenwald. Questa signora, Wanda, è il titolo dell'opera, racconta a Elisa che il marito aveva lasciato dei disegni che aveva fatto dopo la fine della guerra, ripercorrendo i luoghi attorno al campo di concentramento, guardando spazi di natura, cercando di recuperare la vita perduta. Tu ti rendi conto che con questo pippone ti stai prendendo praticamente tutta la frazione del duello, e questo dimostra che cosa? Che senza il libretto di istruzioni questa cosa forse non avrebbe neanche cittadinanza nel mondo dell'arte. Ma lei infatti spiega, pura io non sociologia. Voglio leggere quello che ha scritto Elisa. Pura sociologia. E vedi, questo è un po' il difetto di certa arte contemporanea, che si ammanta di innovazione pur facendo, hai capito, della teoria, degli incontri personali, una costruzione di poetica che francamente ogni tanto non ci interessa poi molto. Se tu dici che non è così innovativa, no, però Elisa, sai che cosa ha fatto? Che è fondamentalmente noiosa. Io attenzione. Dico che questa arte è fondamentalmente noiosa, ma infatti tu ti sei dovuto, come dire, allungare su quasi a 2 minuti di monologo, che non è una roba che si può fare. E aspetta, allora, che non ho ancora detto la cosa fondamentale. Senza il libretto di istruzioni. Sì. Quest'arte, dici, non si percepisce. Saremmo all'IKEA. Mentre con questo meraviglioso dipinto, tra l'altro coraggioso, perché nel 35 c'è già stato il futurismo, c'è già stata l'astrazione, ci sono state le principali avanguardie storiche, lui va avanti, preciso, dritto sulla sua strada. Cercare pittura. Capisci? Cercare pittura. La tradizione ricerca. È questo, l'arte è anche ricerca. Però Elisa, hai ragione, mi sono dilungato troppo perché io ci metto anche un po' di entusiasmo. È inevitabile. Per le opere installate, per certa arte contemporanea. Ci dobbiamo mettere qui, guardare il chiodino, la distanza, la cornicetta, IKEA. No, dobbiamo leggere la storia e soprattutto sapere quello che non ho detto. Elisa
ha cercato di ricostruire quello che mancava, ha rifatto lei i disegni che erano andati perduti, fatti da quel signore, ha rifatto lo stesso viaggio in quegli stessi luoghi, e lei è una di quelle giovani artiste, secondo me, innovatrici di cui abbiamo bisogno, che ti dice: se non vai nella natura, se non vedi le cose da vicino, se non ti metti in gioco, è inutile stare là a fare il quadretto o la cosuccia, non uscirà fuori, i fruitori non la incontreranno. Ambientalismo hipster, però va molto di moda tra i giovani, poi appunto poi c'è bisogno di una guida come te che li accompagni, racconti. Io non credo che sia una bella o brutta opera d'arte, significativa oppure invece no, ma semplicemente che questo approccio così verboso, cioè io se fossi venuto qui e ti avessi lasciato parlare per 5 minuti, lasciando il mio quadro di Felice Carena da solo, avrebbe vinto lui lo stesso, capisci? Avrebbe vinto lui lo stesso. Invece tu devi stare qui. Allora sai che faccio io? Sì. Ti lascio gli ultimi 30 secondi del duello da solo, finisci di spiegare l'opera. Un duello da solo non lo faccio. Finisci di spiegare l'opera. No, Luca, non spiego perché l'opera. Finisci di spiegare l'opera. Mi dico da solo, lo dico anche a te, al pubblico, che certa arte, pur buona, è troppo facile. Ci vuole anche un pizzico di curiosità e di impegno. Allora, per ora davanti Luca. L'opera di Crippa per alcuni, come Pino Adriana, è un autentico capolavoro. Giovanni, anzi Gianni da Torino, è felicissimo di vedere e sottolinea finalmente una grande opera di Sergio Ragalzi. Marco scrive a Willy: complimenti, portare in TV opere come quelle di Elisa Strinna è davvero un gesto coraggioso. Invece Dario, che comunque è juventino, commenta per Luca: ti piace vincere facile, eh? Che quadro il Carena! Ma guarda lì che bella installazione, oggi il nostro amico Willy Montini insiste, e lo faremo nero. Questa è mia, per l'innovazione, il nostro amico Gianni Asdrubali. Hai visto che qua
questo signore che si chiamava Renato Birolli. Sì, bel quadro, come sempre devo ammettere. Poi il rosso, ne abbiamo già discusso. I quadri rossi, ne abbiamo già detto. Che fuoco, che America, sembra Motherwell questo. Però andiamo un po' a parlare di... Perché sì, ho capito. Sai cosa diceva? C'era una scena nel Buono, il Brutto e il Cattivo, grande film di Sergio Leone, no? Del 1966, sì. In cui a un certo punto c'era Clint Eastwood in questo campo di prigionia e vedeva questo enorme ciccione che aveva le bretelle e i pantaloni, e le bretelle e i pantaloni e la cintura. Diceva, tu non, i bretelle e i pantaloni non ti fidi neanche, cioè i bretelle e cintura non ti fidi neanche dei tuoi pantaloni. Mi ricordo i pittori che non si fidano tanto dell'essere bravi nella pittura, che quindi devono invadere lo spazio e devono scrivere, devono uscire, devono fare i disegnetti. Potevi metterla anche qua, visto che c'era, no? Beh, mi piace perché sta salendo il tono del duello, mi piace il tuo tono, caro sfidante, ma Gianni Asdrubali, come tu caro pensai, sfidante, il lavoro tromboloide del 1992, vuole invadere il lavoro trombone spazio, del 1992. Tromboloide, le forme che si muovono nello spazio. Mi ha conquistato quando un giorno chiacchierando mi ha detto, Willy, la mia pittura inizia dove finisce lo spazio che ho dipinto. Lui ci vuole, e questo io ho sempre reputato particolarmente innovativo, far credere, pensare e vedere che il gesto del pittore limitato a certi spazi sia quello in cui la tradizione, per carità, chi meglio, chi peggio, ci ha abituato a vedere. Ma in realtà c'è altro, c'è altrove. Dobbiamo godere sempre il luogo dove l'opera d'arte la partecipiamo, la viviamo, la vediamo. Altrimenti è onanismo, è la storia del pittore che si fa i quadri per se stesso. Sai cosa avrebbe detto Magritte? Questa non è una pipa, questo non è un quadro, questo è un quadro. Questo è un quadro, vieni qui, vieni qui. È invasione dello spazio, adesso, è arte, è innovazione. Adesso devi stare bravo e goderti. No, è un duello. E vederti questa meraviglia, goderti questa meraviglia rossa. Siamo nel 1958, la grande stagione dell'informale volge al termine, un po' come nel 1935 di Carena, sì. Forse il Novecento, no? Non dico che volgesse il termine, però aveva già detto tante cose. Ebbene, ancora questa voglia di sperimentare luce, di sperimentare colore, azione. Beh, incendiario come incendiario. Quadro, fantastico. E allora io penso che da questo punto di vista l'arte italiana abbia dimostrato più volte, in parte continua anche a farlo, sai? Questa capacità di essere innovativa nella tradizione e soprattutto emotiva. Io qui invece ci vedo un esercizio. Hai presente nel Settecento la derivazione, la filiazione del barocco porta al rococò. Questo è il rococò in bianco e nero, quindi pure un rococò. Ma no, mi hai fatto mi hai detto e stai ammettendo che l'arte italiana nella propria tradizione porta innovazione. Ed ecco un artista come Gianni Asdrubali che tutte le volte che sento in un discorso tre volte ripetuto una parola che finisce in Sione vuol dire che uno non ha molto da dire. Ma se abbiamo dato Sione, questo titolo. Sione. È vero? A me sembra che insomma rompere l'unità quadro sia diventata un po' una maniera dagli anni Ottanta in avanti. Ecco, solo quello. Forse naturale. Forse necessaria, d'accordo, però siamo di nuovo qui, da Strina, da Asdrubali, bisogna portarsi dietro il signor Montini e come libretto di istruzioni. Da sola non regge. Istruzione, me l'hai messa tu la terza parola in one. E io ce ne metto una quarta allora, perché l'azione è quella da cui il pittore non può prescindere, cioè fare dei gesti, usare dei colori, cioè qualcosa anche di fisico se parliamo di pittura. E qui non c'è soltanto il percorso installativo o l'uscire dal quadro. Ogni piccolo spazio di pittura di Gianni Asdrubali, che sia piccolo, che sia grande, è un'azione pittorica. È portare uno spirito moderno, attuale, contemporaneo in quella che è la grande storia dell'arte, guardala, astratta, gestuale, informale, definiscila come vuoi. Pensate, però è viva ancora oggi, non più soltanto con i vecchi maestri. Che quel periodo lì gli artisti che uscirono si definivano pittori. C'era bisogno di dirlo due volte, no? Ma dove vivi? A Torino? Sì, Torino, però se devo dirlo due volte. Dillo due volte, invece qua non lo dico nemmeno, è il colore che fa capire a chi ci segue da casa, chiunque potrà vedere dal vivo sullo schermo questo quadro, che si tratta ancora di grande magia.
Io me lo tengo stretto e tu fai come ti pare. Vuoi essere oggi vuoi fare il figo, vuoi essere contemporaneo. No, non è che ho scelto di parteggiare per chi porta qualcosa di innovativo. Io sono sempre stato un grande fautore dello straordinario valore, ecco, dell'arte informale, gestuale italiana, perché poi tu l'altra volta hai cercato di schiacciarmi con quell'immenso Apple, è vero, in altre occasioni con i grandissimi nomi, allora mi ricordo Warhol nel duello, io penso allora a qualcosa di più ma attuale, andiamo anche di oltre il giro, facciamo il giro dell'isolato, ce ne sono altri o ci fermiamo qua? No, ci fermiamo qua, anche se in realtà certe performance pittoriche di Gianni Asdrubali, tu lo sai, hanno coperto interi spazi, proprio spazi fisici. E questo mi preoccupa molto, c'è mica dell'acqua per caso, mi preoccupa molto, andiamo a chiedere una cosa, mi preoccupa andiamo molto, a rinfrescarci. Io mi tengo questo bel 100 per 80, Birolli sì, del 58, 100 per 80, una dimensione in cui, beh, tranquillizzante, tranquillizzante non è vero, in cui nel dono della sintesi c'è la forza dell'opera, tu invece devi sbordare, andare in giro. Lo so, è rassicurante, un bel quadro in salotto con il cognac, il falò acceso, ma quella è storia antica, caro mio. 40 gradi, bisogna andare avanti. C'è un pianoforte, si gioca a scacchi, a dama. Scusi, quell'ante. Ah, è un pianoforte questo qui. Però i tasti non mi sembrano messi, io non sono... Mi non scusi, suono. Sfidante, vedo che è denudato. Il duello si fa caliente, no? E quindi almeno mi sono tolto la giacca, spero che tu non me ne abbia. Però vedo con piacere che stai osservando il mio lavoro, quello che ho scelto, di Gianluca Codeghini, una grande installazione. Una ingombrante installazione di rettangoli neri su parete. Rettangoli neri su parete. Beh, però già dal fatto che tu lo stessi guardando, così come curioso, ogni osservatore. Esatto, è curioso. Sei incuriosito. Devi avvicinare, cerchi di capire cos'è e tu stavi dicendo rettangoli neri su parete bianca. In realtà, banalmente, si potrebbe pensare tele
È vero? Su parete. Senti, ma mi dici non c'è titolo, più pittura? Il titolo di questo lavoro? Non me lo ricordo. Eccolo là, eccolo là. Non se no, lo ricorda. Non me lo ricordo. E sai quanto? Perché Gianluca Codeghini solitamente l'ha scritto in inglese, io con le lingue straniere a volte faccio a pugni. Untitled. Untitled, definiamolo così. La cosa importante è che non sono tele, non è un azzeramento di pittura, bensì... qualcuno se le ricorda, forse non i più giovani che ormai scaricano la musica, è vero, dal web e l'ascoltano non con si i scarica file, più, si, con gli si MP4. Sente direttamente da Spotify. Ecco, infatti, quando vecchio. Invece la musica, noi ce lo ricordiamo, si ascoltava con i vinili o con i nastri, bisognava avere delle belle casse, è vero, di risonanza, che erano coperte, guarda un po', da questi tessuti. E il telaio qua dietro ripropone molte volte proprio la forma e il formato delle casse acustiche. Gianluca Codeghini, che lavora tanto sul rumore, propone, o il suono se vogliamo, propone in questo lavoro, secondo me, qualcosa di straordinario, cioè un pensiero curioso come il tuo poco fa sul silenzio invece. Attenzione, curiosità, silenzio, non c'è più pittura, però ci sono forme, ci sono segni, ci sono strutture, è scultura, è installazione. La pittura fa parte di una tradizione che ci interessa, mamma, ormai meno. Mamma mia, che pippa! Oh, vieni qua, vieni, vieni, vieni. Vediamo se riconosci questo quadro molto, molto interessante, perché il giovane Emilio Vedova, oh, qui stiamo parlando di uno dei più importanti pittori italiani del secondo Novecento, non è che me ne invento io sta cosa. C'è una fondazione Vedova a Venezia, non mi risulta ci sia una fondazione Codeghini. Ci sarà. Ci sarà, vabbè. Comunque, al di là di... Ce lo racconteranno i figli e i nipoti. Al di là di questo, tu sai bene che Vedova è conosciuto soprattutto per i suoi lavori informali, ok? Certo. Per i suoi lavori così particolarmente virulenti, che piacevano anche molto in Germania. Ed è tra l'altro stato uno dei primi, Biennale di Venezia del 90, se non ricordo male, anche a utilizzare gli spazi, quindi a uscire dalla dimensione quadro, quindi ti avrebbe fatto felice questa cosa. In realtà qui siamo Vedova prima di Vedova. Ok. Okay? Sì. Di Vedova prima di Vedova, dove c'è già tutta la sua grande passione per Tintoretto, che è un pittore che lui da veneziano ha studiato tanto. Ovviamente c'è ancora tanto Picasso, non si è compiuta quella metamorfosi definitiva del Vedova che noi conosciamo, e allora io ho voluto aiutarti, perché se avessi scelto probabilmente un Vedova di età matura avresti dovuto abbandonare il set, mentre con un Vedova giovane, un artista ancora che stava cercando, no, la sua strada, la sua espressione. Sì, perché il quadro è del 42. Sì, una cosa del genere, diciamo della prima parte degli anni 40, quando l'avventura doveva ancora cominciare per certi versi. E beh, ci sono degli elementi assolutamente curiosi qui all'interno. Appunto, questo amore per Picasso, il Tintoretto. Luca, tu me lo hai detto tante volte, che potrei servire come libretto di istruzioni per certe opere che sì, magari portatile, senza... portatile. Non ho mai capito se fosse una, come si dice in italiano, portatile, una presa in giro del sottoscritto, no, o se fosse un tuo serio pensiero. È vero, il Montini come il libretto di istruzioni, senza Willy certa arte non si capisce. Però, allora, perdonami, ma io... Beh, Picasso, certo, per essere un libretto di istruzioni completo dovresti avere un bel ciuffo e metterti dei foulard, così. Ma al di là di questo, diciamo, senti, anche in queste cose che sembriamo vestiti da lavoro, certo, con, esatto, in tuta. Come fossimo in un cantiere. Come fossimo in un cantiere. Invece che perché in comunque l'arte è cantiere. Questo esatto, credo che si possa dire. È un di laboratorio lui, aperto, sì, bravo. Questo, perfetto, ma quel tuo Vedova, stavo per dire, lo dimostra. E quando però tu mi vai a citare nell'alveo della tradizione Picasso, Tintoretto, sì, posso essere sincero, io Vedova lo amo, l'ho conosciuto, lo stimo immensamente, ma con un quadro del genere non lo sento, non lo vedo, non trovo, mi sembra davvero ancora acerbo. Preferisco qualcuno che... tra silenzio e rumore, tra suono e abbandono delle pratiche più tradizionali di pittura e di scultura, ci mette curiosità, perché il pubblico ti ha scovato là in ammirazione silenziosa e curiosa di un bellissimo, elegante lavoro di uno di quegli artisti che lavora un po' al limite, sul limite, no, ma adesso come voglio, se stesse sul filo. Voglio tornare a dire una cosa buona nei tuoi confronti,
in quanto non persona fisica, ma paladino di determinati artisti e non di Mimmo Paladino, che scegliere comunque degli artisti, diciamo così, di nicchia, perché voi non lo sapete, ma adesso io vi dico una cosa, Willy Montini è un inguaribile snob. Ecco. Allora lui si sceglie spesso degli artisti così ancora poco, non poco conosciuti, ma un po' da scoprire o da riscoprire, ha questo gusto così, no? E io ho risposto con un lavoro acerbo, certo, sì sì, certamente acerbo, ma una grande testimonianza storica, perché nel 1942-43, a parte che noi non c'eravamo, manco Codeghini, se per quello, questo era già uno che era dentro il dibattito dell'arte italiana contemporanea, quindi questo era uno che stava sul pezzo. E poi ama tanto Tintoretto, che sono uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Ma io questo te lo concedo, e l'opera è comunque di notevole impatto, perché poi in realtà io cerco di aizzare la sfida, però stima, hai portato un meraviglioso Birolli, uno splendido Carena, anche questo Vedova è interessante, ma io parteggio, e tu me lo hai appena concesso, quel tanto di snobismo, lo vogliamo chiamare così, però cercare di rivalutare quegli artisti come Codeghini che il pubblico, perché e tu sei lo sai snob, meglio di me, perché conosce, ma non ricorda riconosce. Di conoscere, non riconosce. Però il duello sento che lo vincerò. Stanno arrivando moltissimi voti. Piace la tradizione, soprattutto il Birolli e un po' meno il Vedova. Anna da Lecce scrive che quasi non lo riconosceva, ma l'innovazione sembra per ora in vantaggio. Gino scrive che Asdrubali è uno fra gli artisti contemporanei più raffinati, soprattutto quando dipinge installazioni. E già tre persone votano e fanno i complimenti per il lavoro di Codeghini. Ad esempio, Ettore da Livorno ci scrive: non lo conosco questo Codeghini, ma che classe! Cosa è successo qua? È successo che ho portato, per l'innovazione,
questo lavoro di Davide Raimondo. Però no, voglio metterti a tuo agio. No, oh, grazie. Oh. Non mi ricordo esattamente come disporlo. C'è polvere comunque. Lo so. I suoi famosi toast. Ti ricordi qualche anno fa, sì, Davide, genovese, cioè la mia città, che adesso... Vista l'ora ci vorrebbe un po' di prosciutto e un po' di... Troppo facile ironia, caro duellante. Però quando bruciava i toast per disegnare e poi per conservarli li metteva sotto resina, come in questo caso, in questo lavoro, secondo me bellissimo, però un po' caotico, imitava i famosi cartamodelli dei santi. Costruire no, un pensavo, abito. Sai, quando la polizia faceva i rilievi dopo l'incidente. No, 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 questi sono i pantaloni. Non li fanno più adesso. Quella è una manica dell'abito. Ho capito, mi alzo. Va. Queste probabilmente sono le parti della giacca da uomo, vedi? E poi ci sono magari anche i guanti, le mani. Cioè usare altri materiali per lasciare segni, per creare forme. Lui, tra l'altro, forme. So che... Sta andando molto bene adesso. Sta andando molto bene. Lui è partito ha cambiato da Genova, un po' il lavoro, no? È andato a Londra, a Berlino, adesso espone spesso a Milano, a Torino, la tua città. Ha cambiato un po' corde e mamma mia, tu giochi sempre in grande. No, veramente io fino a questo momento mi sono mantenuto su formati molto ridotti, però mi piaceva l'idea di mostrare un bellissimo quadro, insisto su questa parola, con una sua unità di misura, di spazio e di tempo, di un artista che secondo me è stato davvero una chiave di volta negli anni Ottanta a Roma, ovvero Bruno Ceccobelli, che quando gli riescono dei quadri belli, sono davvero belli. E questo secondo me è un quadro molto bello, di grande qualità, di grande impegno pittorico, giusto come data, perché siamo all'inizio degli anni Ottanta. Tra l'altro, secondo me, ci stanno anche bene insieme queste due, cioè la figura umana, entrambi, e anche una certa cromia che indubbiamente li accomuna. Vero, è uno di non volevo infierire, proprio perché ti ho visto qua, messo per terra, che non riuscivi a, neanche più a ricordarti come diavolo si mette. Ti voglio dire una cosa, dimmi. Anzi lo dico a tutti. Per attaccare quel quadro è sufficiente una scala, un chiodo abbastanza... sostenuto e basta, e poi puoi andare tranquillamente a mangiare come avevano fatto alla galleria Nina Nosei a New York quando l'avevano esposto, perché tu cali sempre gli assi a un certo punto. No, a un certo punto diciamo che il questo... più bel Ceccobelli che io abbia visto questo da anni a questa effettivamente parte, lo devo ammettere. Sì, lo devo ammettere anch'io, è uno dei più bei quadri di Bruno Ceccobelli, tra l'altro persona squisita ed estremamente gioviale, insomma. Sì, è uno dei più bei Ceccobelli visti da me con i miei occhi negli ultimi tempi. Allora, visto che questo è un quadro davvero strepitoso. È vero, concordo. Tu mi hai trovato un po' in difficoltà nel ricostruire non tanto la cosiddetta installazione, ma un po' l'idea che è di Davide Raimondo, che quando Bruno Ceccobelli, generazione a confronto, abbiamo detto, dipingeva quel meraviglioso quadro, era forse bambino, andava alle elementari, e però è un ragazzo, un giovanotto, un uomo, un artista che ha saputo apportare qualcosa di nuovo, questa idea di lavorare il pane per farne un oggetto di rappresentazione e avere poi la forza, dopo che era diventato famoso usando quelle fette di pane su cui disegnare con il fuoco, con la bruciatura, con la scottatura, abbandonarla quell'idea per fare qualcos'altro, per cercare un nuovo linguaggio, secondo me è un segnale, un sintomo che se l'artista c'è, se ha qualcosa, se ha quel pizzico di talento, può non soltanto azzeccare il quadro buono, perché anche Ceccobelli, lo sappiamo, lavora con tanti materiali, è pittore, è scultore, fa assemblaggi, installa, lui come tanti. Ma voglio dire, se c'è talento, se c'è questo spirito di novità e di freschezza, l'artista rimane, e l'opera pure, e desta curiosità e ci piace, anche se poi non sappiamo bene come montarla. Ma qua c'era un mio caro amico che una volta mi fece notare questo, lui è un filosofo, e gli si rompe la lavatrice in casa. E sai, uno pensa, il filosofo non sarà mai in grado di aggiustare una lavatrice. E invece lui cosa fa? Prende il Willy Montini dell'occasione, cioè il libretto di istruzioni, certo. E dice, se capisco il pensiero di Heidegger, devo sapere per forza anche aggiustare la lavatrice. Quindi, probabilmente, con un po' di impegno, e forse con un kit di montaggio, riuscirò. Riuscirai.
Dopodiché, beh, bello il lavoro di Davide. Tanto ci avevo anche scritto a suo tempo su questi lavori, però te che sei ligure ti ho restituito pan per focaccia. Focaccia, direi, buonissima, no? Certo. Non abbiamo più chiesto ad Anna come stava andando il duello. Perché... secondo me siamo lì. Sinora è davvero un duello tiratissimo, con leggera preferenza per Willy e l'innovazione. Alessio da Treviso sostiene che Raimondo sia un genio della propria generazione, anche se ammette che quel Cecco Belli è un quadro che vale davvero il confronto con i più grandi del Novecento. Perché comunque tu ti sei impegnato, ti sei sbattuto, attacca chiodi, smonta qui, smonta là, io attacco un chiodino e sono lì che mando messaggi, dico ma prima o certo, poi finirà. Certo, tu senti il duello in discesa e invece a me piace alimentare la sfida. Bisogna anche un po' innovare in questo comunque, senso. Comunque io voglio rassicurare il pubblico, quando Willy Montini troverà il kit, lo schema, lo attaccheremo al muro. Non deve stare qui per terra, questa è soltanto una... No, è vero. Come dire, è un'improvvisazione. Anche per farlo vedere bene, certo, con la telecamera, vedi queste bruciature che tra l'altro sono veramente disegni. Sono veramente disegni, sono linguaggio, No, questo è un lavoro che devo dire... Imitano le cuciture, hai visto? Questo è un lavoro che a me non dispiace. Dopodiché mi fa talmente fatica pensare di doverlo montare sulla parete con 250 chiodi e poi... l'istruzione, eccetera, che io mi avvicino al mio bellissimo Cecco Belli e... chiederò un po' di pluriball però, per portarmelo a casa. È un po' per dare di nuovo un po' il senso di fondo del nostro duello, è un po' la distanza, la dicotomia che c'è tra l'opera d'arte più rassicurante e facile, mi piace, la vedo, la capisco, la prendo e me la appendo là, rispetto a quell'opera d'arte che ti accende di stimoli, che ti dà un pizzico di pensiero, magari in qualche momento ti mette in difficoltà. Io so sì, soprattutto quando devi trovare 1, 2, 3, 4. Esatto, bravo. So di un collezionista che un'installazione del genere di Davide Raimondo l'ha tenuta in uno scatolone in garage ed è un peccato perché non ha visto quello che tu poco fa hai notato, la bellezza di certo lavoro, quel segno bruciato che diventa un linguaggio. No, proprio lui è molto materico. L'idea nuova, esatto, la struttura, la materia. Cioè un artista che sa lavorare anche materiali inediti. Però questo è un po' il limite. Lo capisco, di certa arte contemporanea che rimane un po' staccata dalla realtà normale, dalle cose, dal quotidiano. Domanda. Ma quello lì, perché lì sei sicuro? Lì quello sono sicuro. Ho voluto iniziare a metterlo là perché ho detto, beh, almeno si vede che sono le famose fette di pane tostato di Davide Raimondo. Non mi piaceva limitarlo soltanto a terra. Va bene, allora, però io ci conto, promuoviamo il lavoro di Davide Raimondo dicendo che è un lavoro tosto. Andiamo, va. Ma doveva essere un duello, tu mi fai ridere troppo.
Prendiamoci ora un piccolo break nel nostro duello, mentre i nostri duellanti riprendono fiato. E nel frattempo vediamo qualche informazione sulle mostre e gli appuntamenti dell'estate. Mi raccomando, nel frattempo continuate a votare. La prima settimana di luglio a Londra è tradizionalmente legata alle esposizioni e alle aste della cosiddetta Classic Week, in cui l'arte antica torna in primo piano. Notevole l'asta serale di dipinti antichi che si è tenuta il 3 luglio a Sotheby's, con risultati in crescita rispetto al passato, più 32% rispetto al 2018. A guidare la classifica delle aggiudicazioni è un dipinto di William Turner, del primo decennio del 1800. Landship with Walton Bridge, una tela di oltre un metro dai caratteristici colori sfumati, finita in mano ad una giovane donna in sala dopo una serie di rilanci che ha portato a raddoppiare la stima di 4 milioni per fermarsi a 8,2 milioni di sterline. Rimane invenduto invece l'opera di un altro grande nome della pittura inglese del periodo, John Constable, dipinta in preparazione della più grande composizione The White Horse, oggi parte della collezione Frick a New York. Nonostante ciò, non ci sono stati acquirenti alla stima di 2 milioni di sterline. Si tratta dell'unico paesaggio rimasto invenduto dei ben 10 proposti. Per quanto riguarda la pittura dei maestri italiani, sempre protagonisti in queste grandi aste, buon risultato per una classica Madonna con Bambino, da alcuni attribuita interamente a Botticelli, mentre altri studiosi, più cautamente, la considerano un'opera di collaboratori della bottega. In ogni caso, la qualità elevata ha suscitato l'interesse di almeno 3 acquirenti, tanto da raddoppiare la stima di 1,5 milioni fino a raggiungere 3 milioni di sterline con le commissioni. Nell'asta dedicata ai lavori su carta, Canaletto ha superato il record per questo medium, con una grandiosa e dettagliatissima rappresentazione della presentazione del Doge in San Marco, passato di mano a 3,1 milioni di sterline. Christie's non si è fatta fermare dal governo egiziano, che aveva cercato di bloccare la vendita di una statuetta di Tutankhamon dalla presunta provenienza illecita. È stata invece battuta in asta per poco meno di 5 milioni di sterline. Le autorità egiziane, nella statuetta del Tutankhamon, avevano riconosciuto un pezzo trafugato dal tempio di Karnak Luxor e avevano chiesto alla casa di aste di ritirare l'oggetto dal catalogo della Exceptional Sale, dedicata all'Alessandro Collection, una delle collezioni private di arte egizia più famose al mondo. Christie's si è rifiutata di togliere il pezzo, dal momento che il governo egiziano era stato avvertito della vendita. Così, il giovane Tutankhamon ha cambiato proprietario. La piccola ma preziosa statuetta risale ad oltre 3.300 anni fa. Era stata acquistata da Heinz Herzer, un antiquario con sede a Monaco di Baviera, nel 1985. Dalla Terra alla Luna. L'arte in viaggio presso l'astro d'argento. Fino all'11 novembre. Palazzo Madama celebra i 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, con una mostra costruita attorno all'astro d'argento. Saranno esposte più di 60 opere tra dipinti, sculture, disegni, fotografie e oggetti di design, segno di come gli artisti abbiano immaginato, sognato o ritratto il satellite della Terra, dall'Ottocento al 1969. Dai paesaggi del Romanticismo allo spazialismo di Lucio Fontana, passando per la pittura di Marc Chagall, Paul Klee e Felice Casorati, o per il surrealismo di Marc Ernst e Alexander Calder, si dipiana un viaggio che giunge fino a storiche fotografie della NASA e a oggetti cult del design anni 70. A percorso espositivo vero e proprio si affianca inoltre un programma di proiezioni organizzate in collaborazione con il Museo del Cinema e un ciclo di incontri al Circolo dei Lettori. A cura di Luca Beatrice e Marco Bazzani, la mostra nasce dalla collaborazione tra Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antica e la GAM di Torino. Giorgio De Chirico, il volto della metafisica, fino al 1 settembre 2019.
il Palazzo Ducale di Genova ospita un corpus di lavori del grande pittore, filosofo o poeta che ne rappresentano l'intero universo creativo. Dalle ambientazioni emblematiche della stagione metafisica 1910-1918 ai ritratti, alle nature morte e ai paesaggi ispirati al classicismo e ai grandi maestri del passato. Le circa 100 opere in mostra aprono un varco sulla visione di un tempo ciclico, nel quale passato e presente coesistono, così come i differenti linguaggi pittorici. Una sorta di eterno ritorno niciano che trasfigura la banalità del quotidiano rivelando il lato metafisico dell'esistenza, per poi distillarne l'essenza e tornare alla verosimiglianza delle cose del mondo attraverso un ribaltamento di significato, in bilico tra il tempo e lo spazio. Curata da Victoria Noel Johnson, presenta circa 100 opere realizzate dal Pictor Optimus nell'arco della sua intera carriera e provenienti da prestigiosi musei come la Fondazione Giorgio Eisa De Chirico di Roma, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e molti altri, nonché da prestigiose collezioni private. Prodotta e organizzata da Vivi, in collaborazione con Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale e Fondazione Giorgio Eisa De Chirico. Un vero duello, davvero all'ultimo colpo, anzi, all'ultima opera. State votando per entrambi i duellanti e ci sono moltissimi commenti sulle opere. Ad esempio, Marisa da Milano ci scrive di non capire certe innovazioni e di preferire la pittura tradizionale. Mentre Silvio e Federica sono per le novità ed amano scoprire nuovi artisti. Per questo motivo ringraziano Willy. Dov'è il De Maria? Luca, qua. Okay. Va bene. Mi sa tanto, Anna, questo duello lo sto vincendo io, perché il mio sfidante mi sembra un po' in difficoltà. No, pensavo a una canzone. Sei grande, 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 come te sei grande solamente tu. Non mi ricordo se era Vanoni o Mina. Mina. Credo fosse Mina. Mina, no, ma sai questi no. Ecco, ma... Cioè, capisci che tu ti sei dovuto prendere metri quadri di frutta e verdura, erbacce e frattaglie... Neve, sì. ...per fronteggiare un capolavoro di pittura del mio grande amico Nicola De Maria, sì, con cui giocavamo a calcio negli anni 90... Queste sono cose forse meglio da non raccontare. Un centravanti un po' alla pipita, Higuaín faceva molta difficoltà a girarsi perché è bello corpulento, è un uomo simpatico, molto colto, che ama la pittura, ama Klee, ama Kandinsky, ama le profondità e devo dire che il suo lavoro è sempre di grandissima qualità. Poi sai che cosa c'ha Nicola che mi piace tanto? Che non mente mai. Che non mente? Mai. È sempre quadri, molto sono diretto, di, sono, sincero. I suoi quadri sono quadri di grande verità. Ecco, se volessi, voglio usare proprio un termine tradizionale. Ispirazione. Ecco, i suoi lavori sono di grande ispirazione. Non c'è niente di costruito, niente di progettuale. Lui va sicuro col colore, le macchie, le forme, con un margine di qualcosa che ti lascia il senso dell'improvvisato, no? E mi piace per questo suo andare controcorrente, perché tradizione non vuol dire essere per forza dei reazionari, però andare controcorrente fa tanto bene. Una volta ci inventeremo io e te insieme, no? Una bella mossa su quelli che sono arrivati sempre o un po' prima o un po' dopo. Assolutamente. Ci interessa. Questa gigantesca... No, il pubblico mi avrà scoperto in questo momento, è vero Anna, ammirato rispetto a quanto stavi dicendo, Luca, lo ammetto. No, perché comunque stiamo parlando di entrambi due grandi artisti. Bravo, tra l'altro, perché insomma, tradizione ci sta. Ogni tanto si scherza, no? Esatto, però anche particolarmente innovativo in quel modo, come hai descritto bene tu, così sincero di fare pittura Nicola De Maria. Così come, è ovvio, è vero, io dico innovazione, l'uso di questo materiale, la gomma piuma, il poliuretano espanso, lui lo fa ormai da più di 50 anni, Piero Gilardi, ruota nella neve. Sì, ho portato un pezzo grande, però ho portato un pezzo per mostrare a chi avesse ancora dei dubbi sul fatto che anche Piero Gilardi è un artista di grande schiettezza, sincerità, rappresenta il mondo, lo fa con un materiale moderno, sintetico, chimico, industriale,
lo fa non alla bella maniera della tradizione, ma perché lui, e lo sappiamo bene, lo sai benissimo tu, lo sanno coloro che stimano Piero Gilardi, lui è nelle cose del mondo, lui è un uomo dei nostri giorni che ha vissuto tutte le epoche che ha vissuto e sta vivendo in prima persona, con impegno e con una riconoscibilità del fare che lo fa individuare nel mondo intero. Ah, questo non c'è dubbio. Non soltanto innovativo, ma un puro. A me piace dire così, un puro. Ecco, su questo il fatto che Gilardi sia un artista immediatamente riconoscibile, non c'è dubbio. Sul fatto che lui invece sia molto nelle cose del mondo, sì, a suo modo, c'ha un senso un po' ideologico che io francamente non amo tantissimo, però quelle sono altre valutazioni che probabilmente... Quelle sono altre valutazioni perché questi sticchi di natura, questi tappeti natura, è vero. Poi adesso che tutti... Guarda, ti voglio lanciare un assist perché ti voglio aiutare così non perdi e ci facciamo l'ultimo duello alla pari. E se no, non ci vorremmo mica scambiare le opere, mi stai per dire questo come abbiamo fatto in no, un'altra no, occasione. Questo no, perché io mi tengo il mio De Maria anche per un'attitudine mia, insomma, una conoscenza anche dell'individuo. Però devo dire che forse Gilardi è quasi più attuale oggi di tanti anni fa. Perché? Oggi si parla molto e in maniera, secondo me, urgente della questione dell'ambiente. Bravo, e lui, bravo. Devo dire che questa cosa, chiamando tappeti natura bravo. Questi lavori, l'aveva già intuito. Poi ne ha fatto una questione politica che a me indubbiamente interessa meno. Certo. Però, ecco, l'attualità di Gilardi è fuori di dubbio. La sua capacità, anche così, certe volte, di grande intelligenza, anche un po' tattica qualche volta, no? Sì, un po' tattica. Di andare ad interessarsi di questioni di natura politica, però siccome però questa cosa è grande, fammi spazio, ti faccio spazio. Torniamo al tuo De Maria, perché vedi, io ti ho voluto un attimo provocare dicendo scambiamoci le opere, perché è tradizione, posso? Di solito Nicola De Maria dipinge anche il retro. Sì, infatti, guardiamo opere, il retro, e anche la costa, come si suol dire, sì, il titolo, guarda che bello. Regno dei fiori primaverile. Arriva dalle Longo, una galleria molto importante che è stata una delle sue gallerie, diciamo, di riferimento. Sì, sì. Questo anche il disegno del retro, ciò che non si vede. Guarda quelle pennellate con la puntina, come si dice, Sai cosa c'è? Che la prima volta che lo, se lui lo sapesse, non vorrebbe, ma tanto non lo sa. La cosa bella è che la pittura è un po' un mistero, te la devi andare a cercare. Ma tu oggi sei della giornata tutto qui e io ti lascio fare, perché in fondo... Oh, che non farò cadere, No. Sei abituato a mettere la roba per terra, Sì, infatti, per la... sono anche piuttosto maldestro. Comunque sotto ora non mi ci siedo più. Le opere d'arte. Sotto non mi ci siedo più. Bellissimo quadro, ma bene. È sempre bella e invitante, e molto più che tradizionale la pittura come di la Nicola De Maria. Come no, la chiudiamo? La chiudiamo col fatto che tu hai detto una cosa che io apprezzo moltissimo sul fatto che Gilardi sia stato uno tra i primi, a parte tutte le altre considerazioni, a sensibilizzare con il proprio lavoro d'artista sulla, chiamiamola in senso lato, ecologia, strettissima attualità, e comunque, insomma, tappeti natura, spicchi del nostro mondo, un modo nuovo di rappresentare, così come è straordinaria la pittura sincera e diretta di quel grande talento che è il tuo amico Nicola De Maria, ma amico di tutti coloro che amano la buona pittura e l'arte. Questo praticamente è il nostro ultimo duello, dovremmo annunciare un'ultima sfida? Annunciamone un'ultima, giusto il tempo di prendere fiato e dire che ce la giochiamo con la quinta straordinaria puntata. Secondo me è straordinaria. Perché dobbiamo essere dispari, sennò finisce pari. Esatto. Oddio. E allora, se tradizione e innovazione, Anna e il pubblico adesso ci diranno da che parte pende l'ago della bilancia, chi la vince, l'ultima sarà pesantina. Parola contro? Immagine. Il senso della vita. Ma di questo, scusa, andiamo. Noi non facciamo altro che parlare e parliamo di immagini, immagine contro parola. Parola. Questo è il vero duello.
Siamo ora giunti al termine della nostra quarta puntata di Art Duel. Ma io vi ricordo di continuare a votare e per farlo potete inviare un messaggio o scrivere al numero e all'indirizzo che trovate in sovrimpressione. Mi raccomando, votate Willy per sostenere l'innovazione e Luca per la tradizione. Nella prossima puntata, immagine contro parola, vi sveleremo il vincitore del duello di oggi. Nel frattempo vi ringrazio e auguro a tutti una buona giornata. Ci vediamo presto.